Comunque, adesso facciamo un sommario di quello che c'è. Cristian, fai il sommario di quello che c'è. Allora, abbiamo i Rhenius Fast Break. This is Fast Break, ok, abbiamo questo. Poi abbiamo gli Skittles. 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 I famosi Skittles. Skittles. Famosissimi Skittles. Ok. Sì, vai. Famosissimi Skittles. Foggia di Skittles, ok. Skittles. Poi abbiamo i Nutri-Grain. Nutri-Grain. Poi abbiamo. E che cosa? Che cosa abbiamo? Abbiamo il famosissimo Slim Jimmy. È una barra di carne essiccata compressa. Poi abbiamo i Columbus. No, i Combos. Che ridà parecchio a Columbus. Che sarebbero tipo delle schiacciatine di pizza ai quattro formaggi. Poi abbiamo infine i Fuji Striped Shortbread, sono dei biscotti con cioccolato. Come potete notare al 7-Eleven. Allora iniziamo questa recensione di snack. Qui abbiamo Corrado e Skittles. A parte che lui prima l'ha frantumate giù per terra, quindi saranno quasi tutte frantumate. Ma tu non te lo vedo. Ma no, tu quale detto? Ho caramelle. Caramelle, non so, cioccolato. Ah no, caramelle proprio. Questo è Chris, che sono caramelle, non è cioccolato. Dottore, sono caramelle. È vero, sono caramelle, è dolore. Sono caramelle. Sono buone, ok. Sono buone, però sono caramelle. Abbiamo Snackers. Sì. Corde, per caso le siete? Sì, no, un po' di sete. Questo siete, film in esclusiva per voi del mio canale abbiamo, vabbè anche gli altri ovviamente, la fantastica bottiglia Vaporwave. Ma tutti quelli che seguono la Vaporwave. Tè verde dell'Arizona. Il nome Arizona, questo dovrebbe essere tipo giapponese, credo. Ma perché? La di Green Tea Original. Ah, buono. Prossimo lo scelgo io. Sì. I Combos Columbus. Ah. Sa di schiacciatina al formaggio con un cuore di. No. Tutti quanti uno in mano. Mangiamo insieme. Tutti quanti uno in mano. No, è a forma di. Maschera... È un cilindro salato. Una ditta una maschera. No, 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 insieme. Insieme. Avete finito. Andiamo. Ma che è? Il cuore di formaggio. Mm. È buonissimo. Cioè il contorno è salato, ma l'interno è tipo un cuore di formaggio. Saporito. Buonissimo. Il video sarà pieno di facce di pietra. Zoomate. Zoomate. Jim, Slim, Jim, Slim, Jim. Io scelgo lo Slim Jim. Il famosissimo Slim Jim che appare anche nel film, non nel video. Nel film Trono di Spade. Appare nel film Altruisti si diventa, dove recita l'attore che fa. Se non l'hai visto io. Immagino quando sia Slim questa. Prende carne essiccata. Io l'ho già provato, è buonissimo. Una specie di salamino beretta, perché ve lo dico perché l'ho già provato in America. Quindi 3, 2, 1, vai! No, non male. Non è bello. Dopo la pizza non ci sapete per bella, dopo la pizza. Pietro ha fatto una brutta faccia, però mi dico. Salamini beretta, stessa cosa. No, questo è molto più saporito il salamino. Più saporito dei salamini beretta, ma un po' più speziato dei salamini beretta, però l'essenza è carne essiccata come i salamini beretta piccola. Fatto questo momento epico. Cosa sto avendo? Torniamo agli snack. Vai. Con il sottofondo. Tocca a Pietro scegliere quale scegliere tra questi tre. Sono rimasti il Reese, la barretta nutriente, la vela e i biscotti al cioccolato. Biscotti al cioccolato, attenzione. Questo si può smezzare in me.
A te l'onore di aprire il biscotto. Is the future of America. Is the future of Marco. Io direi di passare il tempo dell'assaggio. I biscotti. Sono i biscotti qua loro. Sono buonissimi. No. Devo dire che questi sono i migliori. Sì. Finora. Tutti quello che abbiamo provato sono i migliori. Finora sono i biscotti buoni. Perché io ho un pezzo di carne essiccata qui dentro? Così ci saranno altri spargimenti di sangue. Chi l'ha messa? Ci sia un'alternativa. Di chi è questa carne essiccata? Proprio i biscotti, la carne! Ah. E subito dopo? Ah sì, carne, biscotti, vai, proprio... Di che è la carne? La tua? No, di che era? Cibo! Sistemato! Dietro nel frattempo va l'episodio di E-Man, quindi... Con la notte l'ascesa, burro di noccioline o la mela? Due cose... Allora, a me io è da tempo che non decido. Eh no, tu hai scelto prima, il giro a questo. No, vabbè. Allora andiamo col burro di noccioline. Burro di noccioline prima, attenzione. Noccioline. Buonissime. Quindi andiamo di ris, prendiamo. Se metti a fuoco, grazie. Noccioline. Ma che cazzo? Ma riprendi i volti perché sarà messa a fuoco i volti. Togliamo i volti. No, lo metto a fuoco comunque. Proviamo. È un Twix. Un Twix, eh. Twix destro o Twix sinistro? È un misto tra un Mars e un Twix. Senza nocciola dentro. Però è buono, sì. Ma c'è anche una base tipo diversa. C'è cioccolato, burro di noccioline e una base di... Che tu hai studiato? Base di biscotto. Adesso tocca a Christian a scegliere. Cosa sceglierà mai Christian? Io scelgo il residuo di quello di prima. Un po' di Skittles avanzati. I Nutri-Grain. Rain. Nutriscici. Rain, no, grain. Vabbè, ora un video tutto senza fuoco. Senza fuoco. Sentite il rumore nell'apertura. Tutto qui. Ah, vedi, allora ho ragione che ho trovato frantumato. Abbiamo trovato un biscotto frantumato. Come è frantumato? Smezza, è una cosa che ti ho smezzato, tra l'altro. Il pezzo più carne che Non è immangiabile. Non mangiabile. Proprio cattivo. I Nutri-Grain proprio bocciato. La prima di mangiarlo lo sapevamo, infatti. È immangiabile. Uno schifo. Iscrivetevi a Fabio Partemi, che è il canale dove faccio i vlog. Bene, allora ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà la terza puntata. Adios. Salotto, arrivo. Continuiamo il nostro, la nostra recensione agli snack. E cos'è? Allora, qua ci sono rimasti questi snack. Io che ho stato male adesso sarò un toccasana, immagino. Ah, per tutto il pezzo, per tutto il pezzo. Tutto io. Tutto il pezzo. Te. Come, cosa esprime per te? Cosa esprime in te il mangiare questo snack americano? Due parole. Snack tipo che stanno di schiacciatina? Sì. Aspetta. È una schiacciatina. Sono dei salatini così con la sono cilindrici, però non è il segreto. È una schiacciatina con un segreto dentro. Il salatino con la schiacciatina dentro. No, è un salatino con il formaggio dentro. Una pizza a formaggio dentro. C'è il formaggio. È buonissimo. Beh, questo è buono. Sì, sono buone cose, Allora, questo è buono, è classico semplice biscotto a cioccolato. Biscotto a cioccolato. La divisione del pane, cos'è? Ah, eccolo qua. Sfida, guardate. 5 insieme. Vai. 5, va. Ma che è? Burro d'arachidi.
quando finiscono la check non si sente niente, appena check è scritto tutto io. Ma dopo il burro delle noccioline. Ah. Lo Slim Jim di nuovo! Questa è l'apertura dello Slim Jim. Dai, non male. I beta sono molto più buoni. Conclusione finale sugli snack americani. Mangiamolo se abbiamo qua in idea.